Raga, buongiorno e bentornati. Siamo qua con l'ennesima Lega Rampa randomizzata, ma quest'oggi con Autovelox. Quindi prima di cominciare questa roba, pollicione in su, mi raccomando, un commento qua sotto sito l'ospedale che servirà al signor Clinton. Vi ricordo anche, va di live alle 21 il martedì, il giovedì e il sabato. Mi trovate su Twitch nel link bloccato sotto nei commenti, e perché no, iscrivetevi. Come vedete sotto di me è un numero. Questo sarà il limite di velocità che dovremmo rispettare solo quando c'è la nebbia. Avrete già notato dall'intro che il meteo varia in modo molto veloce. In sintesi, quando c'è il sole questo limite non esiste, quando c'è la nebbia invece. O cazzo due. Detto ciò, 811, cominciamo. Vediamo un po' com'è il tracciato. In questo caso avrei avuto, esempio, un limite di 1600. Chiaramente la macchina non ci può arrivare, perché può arrivare al massimo a 1500. Questo modello, dipende, altri possono arrivare anche a 1600-1700. Vedremo un po', signori, come andrà a finire. Speriamo niente treni, niente Emperor, niente robe. La direzione, meno male, è questa, è una nord-est. E vincerà come sempre il veicolo che arriverà più lontano. Detto questo, abbandoniamo questo 811 e cominciamo subito con il primo veicolo random della mega rampa di quest'oggi. Utilizzeremo un Hauler Custom per i commerciali. Random, utilizziamo l'auto Velox, dovremmo restare. Ok, finché sarà nebbioso dovrò restare sotto i 109. Cosa vuol dire? Che se dovessi andare sopra il veicolo sarà eliminato. Quindi io qua, esempio, posso accelerare come un pazzo, cosa che mi converrebbe fare. Ecco, niente. Io adesso cerco di frenare. Niente, esce i 270. Cosa vuol dire? Che il veicolo è squalificato. Meno male, lei mi è servito ulteriormente come veicolo da test. Secondo random di oggi abbiamo un Canis Seminole per i SUV. Randomizziamo il Velox, abbiamo da rispettare i 325, ma un pochino più caldo. Vai che puoi andare adesso. Veloce, 1300. Battezziamo la rampa con un Seminole. Gran vettura, niente male. La sua direzione è questa, mi sembra sia buona. Spero prenda il versante un po' più avanti, perché se prende quell'altro viene buttato qua nella zona dove c'è anche l'aereo scassato. Diciamo che invece ha fatto una porcheria che io proprio escludevo potesse succedere. Primo segnalino e prossimo veicolo random. Oggi potremmo veder vincere anche un'Asia, per dire, una Stonier per le berline. Signori, mi piace. Speriamo che il Velox faccia il bravo. Mi raccomando, dammi una 1431. Vada, ha la stabilità un po' di una saponetta. Deve restare sotto i 1400, se no viene eliminata. Non mi dare niente. 1500, la più veloce. Grande rischio sul finale, perché fosse venuta la nebbia avremmo buttato una macchina del genere, che invece si va a prendere la prima posizione e se ne va in mezzo al fiume, al lago, a quello che è. Non male comunque, un inizio abbastanza buono. Torna sopra e torna giù, segniamola. Prossimo veicolo random. Io oggi mi sento un treno, ma in un modo proprio, mai sentito un treno peggiore di quello che vedremo oggi. Abbiamo una Emerus per le super, 1993, non dovrebbe essere un problema. L'Emerus potrebbe trovare una posizione interessante su questa rampa, perché arriva ai 1300. Incurante, tanto il Velox è settato alto, quindi se ne va. Cioè, la montagna me la devi superare, perché se hai 1300 non mi superi manco la montagna, tu sei un gabinetto di macchina. O meglio, per le gare sei bellissima e quello che vuoi, eccetera eccetera eccetera. Ma qua si parla di rampe, si parla di gare a velocità molto più elevate. Di conseguenza lei diventa un fagiano. Arriva qua, la segniamo. Terzo posto, è scomparso anche il Seminole, che era andato, mi sembra, nella strada qua in mezzo ai camion. Gli diamo il segnalino e prossimo veicolo random, un Ranker XL, che dovrà restare sotto i 1902. Siamo per stare come dei pazzi. Vada, 1400, il record. Intanto ce la mando la Stanier con i 1520, mi pare. Supera il Seminole. Ma il Seminole, signore, è qualcosa di sbroccato. Il Seminole è un qualcosa di rotto, sia lui che il Frontier, che tutte queste robe, tutte le sue sfaccettature sono mostruose. Dai, Ranker, una posizione un po' più calda, cerca di farla. Arriva qua, va bene. Terzo posto, comunque un po' di un po' strano. Prossimo veicolo random, Free Crawler fuori strada. Una disgrazia, che potrebbe comunque siglare l'asino. Dipende dal Velox cosa dice. Ci può stare. Vada, 422, li prende tipo con il piede a tavoletta sull'acceleratore. Vai, devo restare, pesta, che forse facciamo in tempo. 1100, sto macino, e mi va a prendere anche l'Emerus. No, l'Emerus non la prende. Oh, cominciamo a vedere un veicolo che si distacca dagli altri. Momenti delicati, momenti molto delicati, interessanti, di una certa cultura e di un certo spessore. Trova un incidente immaginario, perché solitamente non tutti i rami delle piante hanno collisione, ma quello sì. Il Free Crawler sogna, il secondo asino di fila. Bravo. Entriamo in momenti preoccupanti, questa nebbia che ci lascia intendere che vedremo un Lando. Invece no, una Frankenstrange. Mi stavo perdendo un po' male, invece il Lando ancora non è spuntato. Ma non è molta inventiva. 422, 455, siamo andati sopra. Primo richiamo, bruttissimo. Questa macchina è calda, la sento, incazzatissima. 1000 qualcosa, potevamo partire un po' prima. Va a pigliare un bell'asino. Se ne va a pigliare un bell'asino. Brava così. Grande sfida, io cerco chiaramente di non aiutarla. Anzi, cerco di farla andare bene, perché io sono obbligato a farlo. Anche se il veicolo concorre per l'asino, deve essere un asino con il quale io non posso interferire. Quindi arriva qua, non fa l'asino, la Frankenstrange. Cioè, questo Free Crawler fa peggio anche di lei. Bison per i furgoni, che dovrà restare sotto i 305. Ok, provaci, speriamo in nessuna. Sul finale esce i 1004. Purtroppo arriva la nebbia, deve restare sotto i 305. Eliminato il Bison, di pochissimo non ce la fa. Sul corto muso lo perdiamo. Next veicolo random. Nella vita servono poche cose, che le poche devono essere importanti. Prova le mie magliette, le uniche. Venedete con il B.
Io lo sapevo. Prossimo veicolo random: Lando, treno merci, treno. Un 200 di moltiplicatore mi esce dalla mappa. Ma avesse messo 0, magari speravi in un 1 ed era eliminato. Si teletrasporta adesso. Dai, vai piano. È impossibile, è impossibile. Guarda qua. Mi spiegate cos'è? È la danza dell'airone in calore. Da che parte va? Col moltiplicatore è troppo alto, ha fatto la girandola. Qui si sciabola. Il Lando ci abbandona, si gode. Direi che per distanza potrebbe forse essere l'asino, perché pecca tantissimo sia di nord, di est non troppo. Beh no, oddio, non è l'asino. E andiamo con il prossimo veicolo random. Abbiamo una Felon Coupé 1555. Vada, non dovrebbe arrivarci, quindi potrebbe accelerare. Dico bene, senza problemi, può accelerare. Vabbè, non mollate un attimo perché non voleva andare sopra. Vediamo una posizione del genere con una coupé, non tra le più forti, anzi forse una delle coupé meno prestanti, che cerca di andare a prendere la Stanier, guardala che brava. Poi trova incidenti così un po' storti. Secondo posto, non mi dispiace la rampa di oggi, soprattutto perché il treno si è scassato, quindi può succedere di tutto, ma Stanier prima, Felon seconda, in terza posizione un Seminole. Next veicolo random, un meraviglioso Paradise 1500. È riuscito a saltare al filo proprio. Poco dopo si attiva l'autovelox, ma è tardi perché il Paradise il suo salto l'ha fatto e forse lo vedremo vincere questa mega rampa random, chi lo sa. Sono due rampe che sta cercando, la scorsa era primo, poi chiaramente il Gu ha fatto quello che ha fatto. Questa volta ci riprova, va su, cerca di superare una Stanier molto in forma. Siamo praticamente qua, ci siamo praticamente sopra. I furgoni ritrovano il podio. Prossimo random, abbiamo una bestia GTS. Tu devi rispettare i 733. Beh, meglio averla qua che averla là in fondo, eh. Però mi devi sganciare, mi devi sganciare, mi devi mi ha sganciato tardissimo, però i 1000 qualcosa li prende lo stesso. Ci sgancia alla fine. Vamo questa bestia GTS che si accoppia qua con i rottami, fa tipo una capriola inutile, arriva qua e dovrebbe forse levare il segnalino a Lando. Comincia a essere caldo sta rampa, così Lando ha preso schiaffoni, buttato fuori subito. Abbiamo vinto la battaglia ma non la guerra. Ricordiamoci che solitamente queste vetture fanno disastri. Un meraviglioso Scarab 165, da stronzi però 165, se vai sopra su c***i tuoi, te lo dico. Restiamo bassi perché tanto a noi non interessa. Cioè noi puntiamo a fare l'asino. Vai, accelera, ci proviamo. Così ha trovato un salto incredibile, impazzito. Lo Scarab cosa fa? Lasciamolo andare perché sappiamo per cosa concorre la pioppa qua. Un glorioso asino per lui. Prossimo veicolo random, una botte. Dov'è il Lando? Dov'è un altro Lando? Oh, Tarch per le super 1131. Va bene, perché questa macchina non dovrebbe farle, o meglio li fa ma stento. Beh, una buona base però per poi pestarci alla fine. 1055, neanche ci arriva. Potevamo pestare già dall'inizio, ma chi se ne frega. Sei una cretina veramente da imparagonabile. Gallia Vanterballer per i SUV, cosa mi dai di bello? 1631, pesta come se non ci fosse un domani. Vai che ce la vinciamo con un ballerone che supera il Paradise. 1411/12, bello così. Vada, la terza la puoi chiavare al Seminole, sembra che tu riesca a sfruttare questo come rampetta. Cosa che non ha voluto fare, ha preferito rimbalzare verso nord, che non è stata una grandissima scelta. Se ne va a prendere i salmoni qua, va su, poi torna giù e quando tornerà giù la segneremo. Quarto posto, va bene così. E abbiamo una Deviant 1200. Fosse ancora la vecchia Deviant avremmo visto roba di un altro pianeta. Dove se ne va? Rimbalza sulla casetta, poi prende dei metro, se ne va direttamente sopra la staccionata fatta di porcherie. Vai, se ne va in casa di questo tizio. Addirittura attenta alla mossa di Santa Claus volando sul tetto, finita abbastanza male e che non porta nessun segnalino. Prossimo veicolo random, abbiamo a disposizione una Clich per le muscle. Siamo sui 1494. Generosissimo il Velox oggi, non lo prendiamo più. 1345, macchina veloce, macchina che ci porterà una posizione sicuramente. Sulla classifica la chiaverà l'Emerus, immagino. Sì, che gliela chiavi. Non gliela chiava, prende il coso qua e finisce male. E invece no, forse gliela chiava. È proprio così il gioco della sorpresa. Va bene, prossimo veicolo random. Momento furgoni, abbiamo un Paradise primo. 1935, non ci arriva 1900, però fa il record. 1587, bravado rumbo per i furgoni, dovrebbe avere il record di velocità. Va a prendere il Paradise che oggi era particolarmente incazzato. Gradirei vedere anche un po' sotto, non solamente questo manto nebbioso. Si inserisce nell'acqua, bellissimo inserimento, prende un sacco di metri, va su, poi appena torna giù possiamo segnarla. Torna giù. Sono tutti qua, uno attaccato all'altro. E Rumpo non poteva fare più di così. Un F per la Clich che trova il suo momento di gloria che dura 5 secondi. Segniamo questa meraviglia di un Rumpo che intanto è in testa. Un podio con furgoni, furgoni. Berline con la Stanier. Prossimo veicolo random. Karin Sultan Classic che dovrà rispettare 993. Restiamo vicino ai 9. Esattamente, ai 993. Niente, non riusciamo a uscire bene. 800, qualcosa comunque ci prova. Fa l'asino, non fa l'asino. Non dovrebbe trovare alcun segnalino. Poi, mai dire mai. Si accoppia con un cartello.
Castello non ci proviamo nemmeno perché è troppo distante. Prossimo veicolo random. Il mese può essere interessante. 1174. Va bene, tanto non dovrebbe arrivarci. Più o meno arriva e poi si ferma lì. No, 1300, dai, 1300 ci arriva. Però potrebbe andare giù anche sta nebbia. 1100, vabbè, 1100 è qualcosa. Ha fatto bene o male quello che hanno fatto quelle altre là. È una buona posizione, l'hanno fatta. Però lei con i 1000 e qualcosa non sembra essere così prestante. Il mese ha avuto un, come dire, un downgrade clamoroso. Non si sa per mano di che cosa, però oggi ce lo ritroviamo. Modalità rottame. Prossimo veicolo random. Abbiamo una Willard Faction Custom per le muscle, non male. Vediamo il Velox quanto dovrà. 1700, ma si è bloccato là sopra. Ma quanto è veloce. 1400 la Faction. Ci sta tenendo nascosto un potere incredibile. Cerca, intanto fa il segnalino, quindi grandissima Faction. Però devi riuscire ad andare verso destra, perché qua vai a prenderti la zona del baller e non è una gran bella zona. Peccato, arriva qua, fa bene o male quello che ha fatto il ballerone, che si è bloccato in acqua. Leggermente avanti. Quinta posizione, già rampa avviata. E mica male. Leva sto coso, glielo diamo. Prossima vettura. C'è una Fagaloa che va benissimo, che dovrà rispettare. 1449. Mi faccia piangere di gioia con le sue prestazioni clamorose. 1400, quando mai ci arriva. Cerca qua di fare non so cosa, perché non si vede nulla. Siamo nella terra di mezzo. Vabbè, prende la pioppa. Pioppa, palo, meno male, sempre quello tocca. Next, un Novak per i SUV. 863, sta scendendo. 800, ce la può fare tranquillamente. Se non arriva adesso, perché se arriva adesso tagliamo la testa. Invece no, 1300, ed è un SUV. Mi spiegherai, Rockstar, perché programmi i SUV in modo che i vecchi vadano più forti dei nuovi. Io questa cosa non l'ho capito. Arriva qua, non fa neanche le scarpe, né al Seminole, né al Baller. Prossimo veicolo random. Dio buono, voglia di vomitare. Rat Loader per le muscle. Attiviamo nuovamente il Velox. Dobbiamo rispettare i 1365, come sempre, durante la nebbia. Vada, 1300, c'è questo che cerca di accoppiarsi con il pavimento. Forse fa la peggior velocità che abbia visto oggi. Si è emozionato, non lo so, non ho idea. Diciamo che più o meno è la sua posizione. Non voglio criticarla, eccetera, però c'è una casa mezza diroccata e c'è lei che è mezzo diroccato. Vi siete più o meno trovati. Prossimo veicolo random. Slam Van Custom per le muscle. È come svegliarsi con una sberla sui denti. 1670. Voi l'avete visto? Quanto è che non spawna lo Slamman? Ma io saranno tipo 3 mesi che non lo vedo. Spawn ogni tanto, facci divertire. Prossimo veicolo random. Che abbiamo di bello? Una Nero Custom. 1600 diventeranno qualcosa di... Non posso. Basta che accelero, sono fuori. Devo andare avanti così. Sono già andato sopra una volta. Se vado sopra 2 volte sono fuori. Dai che qua possiamo pestare. Vai che ti salvi. 1400 e si salva sull'unghia. Con 16. No dai, non andare nella zona qua. Ma vai almeno dal Seminole. Vai, vediamo un po'. Mai avuti nei miei test così tanti numeri sopra il... Aspetta. Ah, è una Peugeot Custom. Ma la Peugeot Custom, signore, è completamente rotta. Ha fatto quasi il record di velocità. Manco il furgone ha preso così tanto. Ma sei impazzita. Va dentro la Peugeot. Inserimento. Non saprei se da podio. Però potrebbe, è più a sud, dovrebbe essere seconda in teoria. Podio, rumpo primo, seconda una Peugeot Custom e in terza posizione un Paradise. Meno male, una rampa bella senza inseguire un treno imprendibile. Prossimo veicolo random, Sultan Classic già avuta. L'ho già avuto, cioè, non l'abbiamo avuto però l'abbiamo avuto. Infernus per le Super Meudeus. Tu dovrai rispettare 1209. Non penso sia un grandissimo problema, a meno che 1300. Ok, ricordo come sempre che se lei esce dalla rampa quando viene la nebbia ed è sopra questo 1209, viene automaticamente eliminata come il primo veicolo, che era un pack, non mi ricordo, una roba del genere. Quindi tu ci provi. Abbiamo avuto culo molte volte, tranne per il Bison anche. Vabbè, fa una posizione non così tanto influente su questa rampa. Prossimo veicolo random, uno Schwarzer. 101, c'eravamo quasi per il meme. Vabbè, qua posso andare sopra, me ne frega niente, vai. 1400, ce la fa. E riesce a trovare il segnalino sta macchina. Come ci prova? Riesce a raggiungere il lago. Gran posizione per la Schwarzer. Prossimo veicolo random. Abbiamo un trophy track per i fuoristrada. 301 da rispettare. Se esce così, attenzione, perché potrebbe fare l'asino. Cerchiamo di non superare quei 301, altrimenti potremmo essere squalificati. Oh mio Dio, vai che ce la fai. Potrebbe arrivare all'asino. Io non toccherò nulla per il fatto che l'asino se lo deve conquistare sul campo, come si dice. Vada, siamo lì, la zona è quella. Vediamo, va bene tutto, ma non hai davanti l'ultimo arrivato, lo Scarab, uno ormai di quegli asini che c'ha tipo la bacheca piena. Prossimo veicolo random, Gassi Tesseract per le super. Macchina rotta, inventata da un pazzo, perché è la più sbilanciata tra tutte. Macchina che può arrivare quasi a battere un treno. Dovrà rispettare i 1395 con 200 di moltiplicatore. Comunque io non che ce l'abbia con la Tesseract, ci mancherebbe altro. Però ho un podio con furgoni. Sì, vabbè, ho un podio con furgoni, sportive classiche, furgoni. Ci mi deve vedere questa roba. Cioè, nel senso, a me va bene tutto, però se devo arrivare in Cambogia tutte le volte, dov'è la competizione? Dov'è quel sano 1v1 creativa? Dai, raga, io non so più cosa dire. Macchina pazzesca, sicuramente da rivedere. Dovremmo rifare un regolamento delle rampe per il quale macchine troppo potenti non possono gareggiare. Se no, raga, veramente non c'è
storia. È come tipo andare nella parrocchia, no? Che ci sono i bambini di 5 anni, tutti fanno una gara di dribbling con il prete e tra loro c'è Messi e devi vedere chi si vince le caramelle. Meno male è la stessa cosa. Quindi andiamo, prossimo veicolo random. Abbiamo un meraviglioso BJXL 568. Questa macchina prende i 600 perché sua madre gli vuole bene, quindi ci siamo capiti. Vai, cerca di... Vabbè, qua potremmo anche accelerare. No! Frena! Ce l'ha fatta. Era sui 540 qualcosa. Sul filo. Si salva. L'autovelox si attiva. Vediamo. E niente, schiva l'asino. Non prende una pioppata di po' clamorosa. Nessun segnalino per lei. Prossimo random. Fugitive per le berline. Randomizziamo la velocità. Abbiamo i 304. Fugitive, devi restare. Ma che cazzo? Ha dei problemi di possessione sta roba. Next, abbiamo presagio con il Parkinson. Prossima vettura random. Ci sono tantissime Dominator bellissime. Anche meno però. Dicevo, ci sono tantissime Dominator bellissime. Ma proprio questa mi devi dare. Il 28. Provaci. O la va o la spacca. 1100, ce la fa. Poi alla fine finirà di merda, quindi lasciamo stare. Prossimo veicolo random. Dominator, io oggi non ti ho visto. Karin Technical Custom. Quella macchina che se non ce l'hai, non la vuoi. Se ce l'hai, non la vuoi. 1328. Tanto te non dovresti superare i 1200. Quindi grossi problemi. Ci ho provato. Non penso posso trovare una posizione interessante. Quindi prossimo veicolo random. XLS per i SUV 51. Dai, resta sopra. 1400 e qualcosa. Non male. Nacqua ci deve arrivare. Non può farmi delle porcherie. Momento magico che dovrebbe forse togliere il segnalino alla macchina là. No, aspetta, l'ha perso per la Tesseract. Quindi niente da fare. 1237, siamo in questo momento. Pericolo Velox, restiamo sui 1200, va bene. Vabbè, non trova nessun segnalino, prossimo veicolo random. È uno Swisher Drop, per l'amor di Dio, c'è di peggio. Però c'è anche di meglio. Acceleriamo, proviamo, siccome devo frenare adesso. Frena! 486, troppo. Eliminata, prossimo veicolo. E vabbè, uno ci prova, poi va come va. Di servizio il Brickade. Ma spariamola, 1662, ma stai scherzando. O forse riesce a trovare la superiore posizione decisiva sulle rampe. Da quando è nato sto veicolo non ha mai fatto niente di bello. Sì, come fai tu hai 1200 arrivare qua? Come possiamo? Oh, ci prova con la mossa del circo, con le sue mosse tutte strane. Vabbè, niente di positivo. Prossimo veicolo random. Nightshade Muscle. Non è che sia quella roba, oh mio Dio, però 681, va bene, ci sta. Devi restare sopra perché se arriva la nebbia sei scartata. Anche tu ci resta. Nessun segnalino, è troppo esigente questa rampa. Prossima vettura, furgone con braccio elevatore. Signore, è bello caldo. Se ci dà una velocità, 1700, vai. Imprendibile il furgone con braccio elevatore. Non è la sua versione più forte, ma sicuramente questa è una delle più sbroccate. 1500. Vediamo se riesce a prendersi lotta furgoni, sportive classiche e furgoni, lasciando perdere la Tesseract. È un caso a parte. Vada, si immerga. Immersione degna di lode. Vediamo. Ma furgone con braccio elevatore mi supera. Il Rumpo a massima velocità, il Paradise a massima velocità, la Stanier mi supera, anche la Peyote. Sarebbe primo se non fosse per la Tesseract che è moddata. Prossimo veicolo random. Abbiamo una sportiva, la Jester. 517. Ci devi andare abbastanza piano. Non devi superare i 517, se no vieni squalificata anche solo qua. Va a far l'asino. No, dai, che ce la fa pestare un po'. 800. Sì, vabbè, ciao. Tanti saluti. Io direi di mollarla, sebbene ci stia provando anche un po', ma è troppo distante. Prossimo veicolo random. Ci prova, modalità buggy. 391, vai. Pesta, accelera. 1300 questa roba, che prova a fare il salto della sua vita. Non ha mai fatto una roba del genere. Cioè, lui è tipo la zona là dei disagiati. Poi, vabbè, atterraggio davvero clown. Prossimo veicolo random. Si gode, Emperor Abanero. Dobbiamo restare sui 1139. Ci prova. Non me lo darà adesso. 530 SUV contro servizio in questo caso. Inserisciti bene. Ma che inserimento ha fatto? Non so chi sia più forte dei due, secondo me lui. Oh mio Dio, ma questo cosa qua è rotto. Furgone con braccia elevate. Io pensavo vincesse questo, arrivasse davanti a tutti, invece no. Mi ero dimenticato che ci sono furgoni anche davanti. Arriva dietro, prossimo veicolo random. Google Monkey Blista che deve rispettare i 1423. Non ci sono problemi, vai. Google Monkey Blista che ai 1400 ci regala forse qualche spettacolo, qualche sogno, qualcosa di... No, no. Un volo artistico, senz'altro. Prossimo veicolo random. Shafter V12. Faccio l'elemosina con 172. Non mi dare niente di strano. 1400, si gode. Attualmente davanti a tutti Tesseract, Line Kathmandu in seconda posizione. Furgone con braccio elevatore con la miglior prestazione che abbia mai visto da parte sua. E in terza posizione abbiamo un Rumpo. La sua posizione è da segnalino, forse. Non lo so, si dovrebbe essere da segnalino. Prossima vettura lo perde la Felon. È dall'inizio che ce l'ha, quindi ha fatto male. Abbiamo un furgone, ci riprova. Un pony che deve restare sotto gli 800. 168, un po' infame. Se non mi dà nessun problema,
il pony ultimamente ha avuto una sfiga clamorosa. Prossimo veicolo random. In questo momento c'è uno Scarab con l'asino, ma noi sappiamo che l'Outlaw, se vuole, è anche peggio dello Scarab. 181. Già un avvertimento. E io non posso far niente se non fare così. Vediamo se riuscirà a prendere l'asino. Molto gettonato, però se prende i 1000 fa fatica. 776. Mio Dio, guardalo! Outlaw, tutta un'altra pasta. Signori, mi viene da piangere. Arriva qua comunque uno spettacolo. Se ne torna indietro, guardiamo, ammiriamo la prudenza del peggiore quest'oggi. Forse oggi porta a casa il primo asino della sua carriera. Prossimo veicolo random. Peyote Gasser. Quant'è il coso che devi rispettare? 1925, signori, abbiamo tipo... Ma la vedo impazzita. Ma la vedevo con un motore che spingeva di boh come un pazzo. Però niente di bello. Vabbè, comunque ci ha provato. Signori, sono momenti, momenti. Ci avviciniamo verso la fine di questa mega rampa randomizzata. Temevo un treno e invece abbiamo una penombra per le sportive. Vada, molto veloce anche lei. 1420 e qualcosa, una roba del genere. Oh, la penombra secondo me ultimamente si fa di coca perché è impazzita. Prossimo veicolo random. Pigaio e sportive classiche. 1338, da Dio. Ai 1500 ci arriva lei. Vediamo se la pigaio è più forte di un furgone con braccio elevatore, che quest'oggi sta dimostrando di essere più forte di due furgoni tra i più forti. Vada, deve inserirsi bene però. Si inserisce malissimo. È dietro per forza, sì. Prova comunque il segnalino. Sono tutte ammatassate qua. È bellissimo trovare queste che si scannano per secondo, terzo, quarto. Sì, perché il primo non è qua. Il primo è qua. Signori, siamo arrivati con gli ultimi tre veicoli della mega rampa di quest'oggi. Una rampa un po' strana. Commerciali. MTL Cerberus. 1494. Non li ha mai visti in vita sua. Cosa gliene frega di questo autovelox? Guardalo come ci prova, raga. Lasciamolo andare per la sua triste vita. E prossimo veicolo, penultimo della mega rampa, per gli industriali, Vapid Guardian. 1068, anche lei 1068 non li ha mai visti. Qui comincerà a fare tipo Roberto Bolle, che si mette a girare come un coglione. Carla Fracci, non lo so. Si può accelerare. Ha preso un colpo, fa tipo un pallonetto strampalato. E siamo arrivati con l'ultimo random della mega rampa di quest'oggi. E sono contento. Al di là della vittoria della Tesera, che non vincerà Lando, non vincerà, come si chiama, l'Emperor. Cioè oggi, signori, può vincere l'asino, un Outlaw. Ci prova da un sacco di tempo, ha sempre preso delle travate clamorose. E oggi forse porta a casa il suo primo. Non ce l'ha mai fatta. Ultimo veicolo random, autocivetta per l'emergenza. Finiamo anche bene, perché qui potrebbe cambiare la classifica. Il suo limite, possiamo spingere come dei pazzi. 1500 qualcosa. Ho tolto un attimo l'acceleratore perché temevo potesse andare sopra. Dipende da come si immerge. Se si immerge bene, trionfa. In secondo, l'immersione non è male, ha rallentato un pochino, ma non è comunque male. Va su, poi torna giù, non trova il podio. Comunque una rampa davvero stupenda. Si chiude dunque con la vittoria di quella sbroccata là in cima di Pegassi Tesseract, in seconda posizione, furgone con braccio elevatore, che meritava la vittoria. Vedremo un attimo di mettere a posto queste cose, perché non è possibile che una macchina così sbroccata possa gareggiare tranquillamente. E in terza posizione troviamo un Rumpo. Una rampa, direi, niente male. Un'altra grandissima cosa. L'Outlaw trova il suo primo asino.